Un'intera mattinata di ordinaria follia auto in coda per ore, Lecce bloccata sulle sue principali arterie. Inizia tutto da qui, viale 25 luglio, ore 10.30. Io pure ad uscire da una pressione a 600. Andate dal prefetto, da 4 anni che stiamo andando da là. A sbarrare il traffico sono gli operai del gruppo Palumbo. Non sono soddisfatti delle risposte ricevute dal viceprefetto Guida Prea sulla svolta, che non arriva alla loro vertenza legata a doppio nodo ai lavori fermi per il raddoppio della maglia Otranto. La loro rabbia e la loro esasperazione da operai da 4 anni in cassa integrazione li porta ad occupare le corsie. Le loro ragioni però si scontrano con quelle degli automobilisti, che ne fanno le spese e si registrano anche momenti di tensione. Aspettate in macchina. Se permettete che le persone bloccano la strada, aspetti in macchina, che risposta è da parte sua? Ma siamo impazziti. Dopo mezz'ora il sit-in rientra, i sindacati hanno ricevuto la convocazione per il 30 luglio in prefettura assieme ad ANAS, Ministero dell'Ambiente, Sovrintendente ai Beni Architettonici, Assessorati Regionali alla Pianificazione Territoriale, alle Politiche Agricole e all'Ecologia, ancora gli amministratori del Consorzio Coedisa, l'aggiudicatario dell'appalto, i sindaci di Maglie, Otranto, Muro, Palmarigge e Giurdignano. E allora che verranno rese note le varianti al progetto volute dalla Direzione Nazionale dell'ANAS e concordata a Roma nel corso della scorsa settimana. A Lecce però questo non basta per liberare i viali dagli ingorghi. Intasati rimangono fino all'ora di pranzo viale Porta d'Europa, dall'ingresso da Brindisi, e a catena viale dell'Università, viale De Pietro, viale Ugo Foscolo. Incolonnamenti e clacson impazziti, tanto che si è reso necessario l'impiego di 6 vigili urbani per smaltire le lunghe code. A mettersi di mezzo, infatti, c'è stato anche Circe, il ciclone che ha reso nuvoloso il cielo e meno appetibile la giornata al mare. Di conseguenza, in molti si sono riversati in città, spiega il comandante della Polizia Municipale Donato Zaccheo, e questo ha creato i maggiori disagi inaspriti dalla protesta e dal fatto che il lunedì è una giornata particolare a causa della presenza del mercato bisettimanale. Per non far arrivare altre auto in via 25 luglio il traffico è stato deviato in via Costa Dura, fino a quando i viali non sono stati riaperti a singhiozzo.